festa. Allora, qui ci vuole davvero un applauso di quelli proprio fragorosi, io direi proprio una standing ovation, perché è davvero un grande personaggio, un caro amico, un grande professionista, un numero uno, un fuori classe. A me fa sempre molto piacere ospitarlo perché lo considero proprio un mio fratellone, Maurizio Martufello. Tanta bellezza, non l'avevo mai vista, tutta insieme. Bellezza. Potevo finire quasi l'edizione, siamo quasi proprio in dirittura. Mo' aprono le discoteche, mo' riaprono le discoteche. Sì. Solo che possiamo stare a 2 metri di distanza, ma io sono contento perché le femmine mi sono state sempre a 5 metri. Se cominciano a avvicinare, un'altra pandemia, stiamo appiccicati, guarda. Senti, come la vedi tu? Secondo te è possibile tutto questo? Magari andare insieme in discoteca e poi ballare a distanza di due metri? No, ma adesso piano piano si apre. Intanto forse, lo dico pure a fuori dei miei colleghi, si riaprono torneremo in piazza. Le sagre, perché noi siamo attori di serie B, quindi ci accontentiamo dei sagre paesane. Beh, quindi si tornerà anche a stare delle feste, un po' insieme. Quello che è la tradizione vera e sincera dell'Italia, sono le feste di piazza, insomma, dove io sono un appassionato delle feste di piazza, perché la ritengo una delle feste, una degli spettacoli, una forma di spettacolo più vicina a me, perché in piazza ci sono tutti, c'è il bambino, c'è l'anziano, c'è il giovanotto, il meccanico, l'avvocato, l'ingegnere, il motore, c'è tutto, è capito? Vero, quindi quelli vero. Che non possono venire in teatro o che magari ti vedono solo in televisione, quindi per me la piazza è una forma di spettacolo. E poi è bello perché ci sono tante tradizioni, si ritrovano, si mangiano, si mangiano infatti, delle cose tipiche del posto. Sì, sì. Pensa che 3 anni fa sono andato a fare una festa a Pieve Torina, lo dico, era la sagra delle fettuccine, wow. Come al campo sportivo, un profumo di fettuccine, tutta gente, immaginate come quando finisco di fare questo spettacolo, mi vado a fare un piatto, aspettiamo il comitato, tutti aspettiamo. Oh, finito lo spettacolo, sono là, era finito il sugo. No. Sì. Era finito, ma ve lo giuro, è vero. Cioè. Un'altra volta vado a un paese vicino alla Ciociaria. E in Ciociaria, vicino a Frosinone, e c'era la sagra della pecora. Io sono un appassionato della pecora. Ah. Allora, e ridono già tutti. Il comitato dice, ci facciamo una magnata di pecora, facciamo una magnata. Alla fine vado là, dico, non c'era nessuno, la pecora mia dice è scappata. Se ne è andata pure. Un'altra volta vicino ad Atri, ma io faccio nome e cognome, vicino ad Atri ci stava da mangiare, tu non puoi sapere che l'ira di Dio ci stava da mangiare. Finisco, vado a mangiare, avevano smontato pure il gazebo. No. Sì, c'è una fortuna per mangiare. Certo, ti dice male con le sagre. Meno male mi porto il panino da casa. Però l'importante, Maurizio, è che si ritorna, dai, speriamo, ad animare queste piazze. Speriamo, certo, dipende sempre. A fare sempre. Festa di nuovo. Sì, dipende sempre un pochino da noi, certo. Da non noi artisti anche, ma dal pubblico, che magari se ci sta da mantenere delle distanze, delle cose. No, ci sono queste sedie che penso che sia obbligato mettere 200 sedie davanti al palco. Non proprio incatenate come le volevano mettere, libere così ognuno. Ma come era una volta alla festa di piazza uscivano da casa, si portavano una sedia e si sedevano dove gli pare. E così se i comuni, le proloco, i comitati feste mettono delle pigne di sedie, ognuno passa, se la prende e si siedono come si devono sedere. Poi c'è il fatto del mangiare, perché le feste di piazza oggi la maggior parte si reggono con il mangiare, quindi se c'è il mangiare allora e le feste le fanno. Se proibiscono quello, allora cari colleghi, stiamosene a casa. No, io posso unirmi al coro delle tante sagre. L'altro anno ho fatto la sagra della lumaca, ogni volta che faceva la battuta erano lenti a capirla, quindi dai il cazzotto a te. Vai Barbara! Io pensavo che era scappata la lumaca, perché devo pure capitare che la stanchezza di chiappa ti sorpassa la chiamaruga. Però dai, l'importante è che si ritorna insomma a fare festa e portare anche un po' di
di evasione, di divertimento, di allegria, dai. Dopo 4-5 mesi penso, insomma, la gente ha bisogno di sorridere, di ridere, di divertirsi, di uscire, andare a fare quello che, ripeto, dipende da noi, insomma, dobbiamo stare un pochino attenti. Cara Paola, questa è la penultima puntata. La penultima, sì. Allora io di solito sono sempre venuto all'ultima puntata a salutarti. Sono venuto alla penultima perché ho da fare e il prossimo anno sono alla prima, come sempre. Anche perché noi abbiamo quel famoso progetto insieme che dobbiamo realizzare per la prima puntata. La prima puntata. Non si può? Non si può? Che devo fare? Non ci possiamo. Sì, ma io mica volevo abbracciare, volevo solo fare salutare. Ecco, già pure questo hanno tolto. Hanno tolto tutto, vai alla spiaggia, vai alla spiaggia, gli ombrelloni a distanza. Ieri sono andato con mia moglie, a me mi hanno messo a San Felice e lei a Ponza. per mantenere distanze, capito? Grazie Paola. Grazie no, Maurizio. Io faccio un'uscita così plateale. Fai un'uscita plateale con tutto il nostro applauso. Ciao ragazzi, mi raccomando, capito? Mi raccomando tu, ciao, grazie. Maurizio Martufello, ti voglio bene. Grande Maurizio.